Pollice in su anche per me. Dai, è bello. Girasole bello. Anche pollice in su. Fiorella fa il pollice in giù. Che bello. Sì. Cosa comuna Fiorella e Pippolo Russo? Boh. Entrambi non capiscono una mazza di musica. Ma chi te la dice sta cosa? Daniel? Chi è che ti dice sta Daniel cosa? L'ha scritto, smetti, Daniel l'ha scritto. Smetti. Senti, dai, un po' di buona dose quotidiana di umorismo. Di ironia. Di quel ridere di facile. Satira, esatto. E chi ce lo dice? Se volete ridere, bisogna ascoltare la playlist di battute di Saverio Raimondo. Buongiorno! Salve, salve, non so quanto sia effettivamente, insomma, giusto se uno vuol ridere collegarsi con me, però va bene, va bene. Vabbè, questo più che altro perché abbiamo la tua rubrica di playlist di battute. È vero, è vero, è vero, ovviamente una playlist di battute, una ovviamente più brutta dell'altra. Infatti. Questa settimana l'argomento è i social network, ci siamo tutti, li conosciamo tutti, li frequentiamo, frequentiamo più i social network che la strada o la nostra stessa casa, e quindi insomma è meglio avere qualche battuta da spendere anche su questi argomenti. Tra l'altro noi andiamo spesso a spulciare i Facebook dei politici, per cui siamo a tema. Immagino, quindi partiamo con la playlist di battute sui social network. Dunque, l'altro giorno mi sono iscritto a Google Plus e il mio computer si è preso un virus, anzi un'infezione, il Google Plus. È una freddezza, è una freddura. Una freddura di pesce, è proprio. Una freddura di quelle raggelanti, no? Esatto, bene. Dopodiché, seconda battuta, la playlist di battute sui social network, ho eliminato da Facebook tutti quegli amici che mi stavano taggati sulle palle. Questa è già più simpatica, dai. A me questa non piace, ma cioè, abbiamo dei gusti proprio opposti. Ma non tanto per la... sulle palle, secondo me lo possiamo lanciare. Ma non tanto per le palle, per la battuta, perché è una cosa vera che facciamo tutti, capito? Eh sì, ma ho eliminato non so quanta gente su Facebook. Bravo. Ho fatto un genocidio, sì sì, bene. terza battuta, Zuckerberg farà un Facebook per i timidi, più che un social network, una social network. E questo può avvenire in aiuto. Arriva un po' in ritardo. Pippo non arriva in ritardo, allora, ma entro una settimana arriva. Pippo non l'ha capita, però. Perché pensavo alla social card dei vecchietti, capito? Non l'ho capita neanche io, quindi ecco, qualcuno poi la che capirà. Tristezza, guarda, così proprio di prima mattina. Proseguiamo con la playlist ribattute dei social network. Su internet girano foto di Scarlett Johansson nuda. Spero di esservi taggato. Ma che cazzo! No. Ma i tuoi problemi personali, ma tieniteli per te, scusa. Per me è invalidato. Questa, questa è la più bella di tutte. È la più bella di tutte. Ce n'è ancora un'altra di questo livello? Assolutamente, dobbiamo toccare il fondo. E quindi, per concludere la playlist di battute sui social network, la chat su Facebook è talmente piccola che ho imparato a scrivere il mio nome su un chicco di riso. Pensa che roba, ma tu hai partecipato con le bancarelle, no, che dicono che ti scrivono il nome sui chicchi di riso. Sì sì sì, è vero. Ormai siamo diventati buoni tutti. Secondo me Raimondo è venuto fuori dalla Sei l'ultima di Pippo Franco di 20 anni. No, peggio sono direttamente un parto cellulare di Gino Bramieri, una roba del eccola, uguale. Ovviamente nel caso, lo so, usate questa battuta oggi mentre siete dalle botte, certo. Ecco, esatto, ecco, soprattutto bravi. Pagate i diritti a Saverio Raimondo. Sì, portatevi sì, un mangarello che fa sempre bene. Esatto, per difendersi. Grazie Saverio, ci risentiamo settimana prossima. Ciao, sempre ciao. Di questi livelli, mi raccomando. Mi raccomando. Ciao. Ciao. N2O. Un mondo allo stato puro.